Buonasera, si fa per dire, perché intanto Buonasera, non saremo buonasera, ancora. buonanotte. Ma io tra l'altro vi avviso che ho sonno, essendo vecchio, avendo dormito un pochino, e oggi ho camminato, quindi farò parlare solo voi e basta. Mi fido di tutto quello che dite. Ah, però sta qua. Ma una cagata, Hai... c'è la notifica su Telegram, Fabri. Temo di no. Allora dico che siamo live. Sì, bravo, scrivilo, metti. Poi se mai arrivo io metto il messaggio fissato. Ok. Mi vedrete bloccato qualche secondo, così metto il messaggio fissato. Tanto Twitch non c'ha, ah, ci ha fatto partire adesso Twitch. No, non ho messo il link, aspetta. Sera momentaneamente sono in questa posa perché ho il telefono anche a caricare e StreamYard ciuccia un casino di batteria. Na 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 na. Ciao Ace. Buonasera. Buonasera. Ora vado a fissare il messaggio che siamo live. Chi ha ricevuto il messaggio? Chi è stato? Chi è stato? Io. Chi è? C'è del buono. Ah no, ma te sei fidanzato, non posso dire c'è del buono. C'è del buono con la fidanzata, se mai. No, ma è la notifica che siamo in live, non era un messaggio Ah, di... ok. Ah, di Twitch. Sì. Ci siamo, questo siamo live. Lo metto anche di là. Tu 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 tu. Questo qua lo mettiamo anche su. Italian, eccolo qua. E perché ci siamo dovuti un po', perché non siamo professionisti, siamo presi dalla strada e quindi Dai ci peggiori siamo bar di dovuti arrangiare Caracas. stasera. Sì, ci siamo dovuti arrangiare. Ah, la messicana poi, cioè, quello un po' a casa mia eravamo. Ciao Mago, Pepe da tutti, devo dire Pepe View da 6, ok, ora rispondo Cala, Ace. cala. Ciao Settimio. Fabri News sul PC, PC stamattina è andato ufficialmente in riparazione, perché però dovrebbe essere solamente la batteria, quindi Ah, pensavo vediamo. del PC, PC Performance Center. Performance Center, sì. Quindi non dovrebbe nemmeno essere una riparazione veloce, cioè lenta, vado a presumere lunedì o martedì, sia già riparazione in Messico, ovviamente, secondo te da dove faccio le... A proposito di Messico, Fabri, non so se hai visto che hanno fatto il live event a Monterrey della WWE e c'era il papà di Santos sul ring con lui. Sì, che quando si è tolto la maschera gliel'ha consegnata lui. C'era il signor e il fantasma, perché lui era il chico del fantasma. Quanti anni ha adesso? Il padre? Però Tra i 60 e i 65, credo. Non lo so di preciso, ma tra i 60 e i 65. C'era Naomi e Sasha in Messico? Sì, l'avevo letto. Ma era... Sasha era nel backstage, non mi ricordo se questo Raw o quello scorso. no, di un live Questo. event in Messico, ho Ah, letto vabbè. io. Ma comunque ieri ha detto in una storia Instagram che sta arrivando, oddio, cos'è che ha detto? Finalmente il momento che aspettava da 6 mesi, una roba del genere. Stavo per dire una cosa che non si può dire in live. E qui si fanno pronostici per cavolo. Signor Beh. Edogs 666 si fanno le review di Crown 2. L'avremmo indovinati tutti però i pronostici se li facciamo. Sì, molto Sei onesti. probabilmente. No, forse un... No, niente, scusa, come non detto. No, in Messico si va, punto. Cliff, allora... Io e te per fare concerti, chiusure, eccetera, non abbiamo più l'età e ci stanchiamo. In più, ricordati che c'è rimasto il post-Covid. Quindi, cioè, siamo ancora più devastati. Sento molto Orange Cassidy. Allora, io non ho preparato banner.
Vabbè, andiamo, Rimettiamo. parliamo, Rimettiamo di volta in volta, anche perché non ho sì. nemmeno pagina aperta da ricordarmi bene l'ordine degli incontri, quindi è proprio. Ma alla fine, no, ce l'ho io se vuoi la pagina Ce aperta. l'hai? Ah, ok, allora poi quando diciamo Sì. andiamo, te detti L'unica gli cosa non incontri. ricordo, non ric cioè c'è stato soltanto il segmento di Wyatt, Ma di, sì, ma diciamo, nel segmento importante. te detterai la scaletta, allora No, sappilo, sì. dai questo compito, non. Vai. Poi scrivo i banner mentre. Allora iniziamo. Diciamo, iniziamo. Stai prendendo piede, vai, iniziamo. E visto che No. anche te hai la possibilità, sappilo. Brock Lesnar contro Bobby Lashley è stato il primo match. Tu l'hai visto, Fabio, alla Immagino. fine? Sì. Visto. Eh sì, l'ho visto Prima del quando main event. mentre stavamo parlando, l'ho visto Ah, ecco. finire. Vero, sì. Quindi. Vado io? Va Eddie, perché me lo vedo silenzioso e quindi No, gli no, vi facciamo. ascoltavo in rigoroso Adesso farà silenzio. uscire la rabbia, vedrai. No, Ora fa uscire la rabbia. sì, no, vabbè, è stato lo spammone di finisher che mi aspettavo. Quanto è durato? Poco più di 5 minuti, 7 Sei minuti, minuti, credo. sì, 6 minuti. Guarda, ti dico solamente, io sono tornato con Zorro e mentre vi mandavo il link ho guardato, c'era l'incontro iniziare e tempo di nemmeno cominciare la trasmissione, era già finito l'incontro. Io ho aperto Cage Match adesso e dicono 6 minuti punto 01. Più o meno sono giusti su Cage Niente, vabbè, diciamo che l'azione in ring non è neanche stata malissimo, però non mi è piaciuto il finale, quel finale un po' così con Lashley che aveva sì le spalle giù, ma neanche tutte e due, nel senso una sembrava, quella inquadrata mi sembrava mezza alzata, poi vabbè, lui stava tenendo Brock nell'Heartlock, però il conto di tre così, cioè. Chiaramente sì, l'hanno fatto perché probabilmente vogliono giocarsi un terzo match tra di loro, una bella, diciamo così, visto che sta 1-1 nell'ultimo anno. Però ecco, potevano magari fare un finale migliore. Secondo me non è venuto benissimo il finale, però. Sì, capisco che l'hanno voluto fare, diciamo, tra virgolette, un po' sporco in modo da proteggere Lashley che doveva perdere, però sì. Potevano fare comunque meglio. Io non escludo che sia anche un mezzo botch. Cioè, Ma è può essere, però l'arbitro ha molto contato 3, quindi evidentemente doveva essere quello lo molto schieramento strano finale. anticlimatico. Comunque sì, sono più o meno d'accordo. Io aggiungerei che sono sempre con l'amaro in bocca che a questi due non gli fanno fare un match come sanno. Però sappiamo che la WWE buca così Brock Lesnar più che altro, quindi cosa vuoi farci? Spam delle finisher e fine. Dopo può anche essere divertente di impatto, però se uno sa che possono far di più, ti resta quell'amaro in bocca. Però, dai, l'unica cosa è che allora sarebbe stato anche un buon opener, nel senso di che ti mette voglia di vedere l'evento, però rovinato dal finale, assolutamente anticlimatico. Un finale veramente che ti ha spiazzato e ti ha fatto cadere un po' le scatole. Quello sì, però, ecco, cosa mi aveva. Che lì sarebbe stata una sorpresa e secondo me lo dovevano anche fare. All'inizio, quando hanno fatto vedere che Lesnar in teoria si era infortunato al ginocchio, che Lashley ha fatto la prima spear sul ring, poi se fanno perdere Lesnar così, fanno benissimo, Sì. subito, boom. Sarebbe stata l'idea della Madonna. Tra l'altro Sarebbe stato Lesnar uno che squash, però, però. vende al ginocchio in un modo esemplare. Porca Eva, sì. Si è ricordato di vendere soprattutto a Bay German Suplex, li ha fatti lo stesso No, in ma teoria. cioè, tanti fanno finta di niente, ma è molto importante quello che ha fatto Lesnar nell'ottica del match. No, ma l'ha venduta bene. Ne Però appunto. parleremo dopo, ma ad esempio Asuka non ha venduto alla stessa maniera. Ed è strano perché comunque lei è una che Sì. vende molto, però si vede che. Diciamo che col wrestling che vuole Triple H, solitamente ci si dimentica di vendere le cose bene, eccetera. Nel senso, anche ad NXT mi ricordo che talvolta tanta gente non vendeva o comunque vendeva e dopo si dimenticava, quindi, sai, è forse più
più giusto quello che ha fatto Lesnar, secondo me. E mi piace vederlo, quello che ha fatto Lesnar anche. C'è anche da dire una cosa, vendere un infortunio che non hai, cioè è comunque difficile perché te li devi mettere in testa per tutto l'incontro, che devi, che ne so, zoppicare piuttosto che far vedere che ti fa male Sì, però spalla. alla No, fine è anche parte del loro lavoro, alla fine, cioè certo, loro ti devono sicuramente ci vendere mancherebbe. l'incontro, quindi. Io ad esempio una cosa che non mi era piaciuta, a proposito di Lesnar, che cioè, Sì. Lesnar c'entra in fatto ovviamente, quando c'era stato Lesnar contro Seth Rollins. Con Seth Quando? anni fa, con Seth Rollins, che aveva l'infortunio, diciamo, all'addome o alla schiena, comunque era l'addome, se non sbaglio, e tutte le volte che faceva il counter sui German suplex, saltava sulle gambe come se non fosse niente, come se non avesse avuto niente. Ed era una scemata Vero. totale. Non puoi saltare così, non ce la fai. Hai dolore, non ce la fai. Però Lesnar si è alla fine ha battuto Lashley. Però appunto, come dicevamo, il finale, per carità, è tra virgolette il classico finale dove quello che sta facendo cedere e invece poi resta con le spalle attaccate al tappeto. Però Sono Lesnar d'accordo non è che sia caduto con. così, cioè non è caduto così bene su Lashley Lesnar, è quello il problema. Sono d'accordo con Fibrissimo in chat che diciamo che ha riassunto in due parole il pay-per-view. Beh, sì, ci mancherebbe. Comunque adesso questo finale, diciamo, lascia aperto a un altro scontro che per me faranno a WrestleMania direttamente. Però vediamo. Probabile. O sì, Royal Rumble o WrestleMania, uno delle due Sì. comunque. No, no, lì non si esce. Vediamo qualcos'altro su questo. Volete gentilmente qualcosa? Diciamo che poteva anche essere leggermente più lungo, forse, però pare che tra l'altro l'hanno messo come opener perché Lesnar doveva tornare negli Stati Uniti. Però lo leggevo su Twitter, però Non doveva poteva tornare aspettare. subito. Sì, ma Però Lesnar se non è nel main event lui vuol sì, fare l'opener, è sempre stato quindi così. Cioè, come Reigns un po'. non poteva aspettare 3 ore, benissimo, non poteva mica aspettare chissà quanto. No. Direi se lui ha il jet privato può andare quando vuole, poi lui. Facile. Niente da dire. Come per preview? Ah sì, in Arabia, sì, quello assolutamente. Oddio, mi è piaciuto No, di più Crown non Jewel sono. dell'anno scorso. Esatto. Era L'anno leggermente. scorso era quello che c'era anche lì O Morgan. L'anno 2019, aspetta, non mi ricordo. scorso Main è quello event è che c'era stato lì. Brock contro Roman. Sì, allora l'anno scorso, sì. L'anno e poi gli scorso. altri adesso non mi ricordo. Non so se c'era Edge contro Seth Rollins, credo. Sì, questo è verissimo quello che dice lui, perché alla fine la WWE ti buca quei match così, soprattutto di Lesnar, te li buca in questo modo e sempre sarà così fin quando Lesnar non si ritira del tutto, purtroppo. Anche Edge contro Rollins, anche per Sì, no, era stato molto molto meglio. Anche i match femminili, mi ricordo che ce n'era stato. a proposito di match femminili, Faber il prossimo è Damage Control che battono Alexa Bliss e Asuka. Cambio titolo. Questo comunque È ci vero, ricorda che ho sbagliato 2019 c'è io. più. Vabbè, Sì. quello lasciamo stare. Sì. E quindi sì, l'incontro che io non so, giuro che non sapevo essere in card, questo incontro. L'hanno messo negli ultimi giorni tramite, mi sembra, social, l'hanno Ah, detto. ok, allora non l'avevo proprio Sì, letto perché di solito. dopo Raw, credo, forse il giorno dopo Sì. Raw. E Ok, non l'avevo proprio letto. personalmente non avrei fatto il cambio di titolo a Raw. Esatto. Se dopo mi devi arrivare a fare questo. Un cambio così repentino, a parte che stona. Però vabbè. E poi non c'era bisogno. Anzi, mi hai anche un po', per un po' di giorni, mi hai venduto il fatto che le Damage Control erano una stable fallita. Che adesso non è che No, sia non cambiato che molto, adesso si esatto, siano stavo per dirlo, non che adesso visto sia Bailey. cambiato molto, esatto. Non, allora, il match comunque mi è abbastanza piaciuto,
Il finale è arrivato a Nikki Cross un po' dal nulla. Può avere il senso per quello che abbiamo visto a Raw, però è una roba che avrei fatto meno. Cioè, troppi, secondo me, anche questa volta, anche in questo pay-per-view, match che finiscono in modo sporco, con interventi. Ed è veramente pesante dopo un po', perché penso che sia finito pulito soltanto il match tra Strowman e Omos. E basta. No, anche Cioè. Bailey e Bianca, Sì, stranamente vero. non, infatti non sono intervenute le altre, ero È vero, sicuro, vero, però è vero. no. Però boh, non molto soddisfatto neanche da questo match nell'insieme. Dell'ottato abbastanza. Non so te, Eddie e Fabri. Fabri non l'ha visto, quindi. Ma sì, sull'ottato devo dire che effettivamente non hanno fatto malissimo, insomma, mi aspettavo anche peggio. Sì, come hai detto te, il finale è un po' così con Nikki Cross che ha interferito. Evidentemente stanno preparando War Games e quindi lei a questo punto penso che sarà la quarta delle Damage. E, anche se è un po' una scheggia impazzita, quindi non so quanto si possono fidare fino in fondo di lei. E poi Ma già sì, lì cioè... non mi rende che rispondo perché Sì. io ho fatto un po' di casino con le date. No, io intendevo quello dell'anno scorso. Ho sbagliato io col 2019. Poi, per l'amor di Dio, sono gusti personali dopo. Però per me era migliore quello dell'anno scorso. Sì, Vai, anche per me era meglio quello perdonami. dell'anno scorso. E poi sì, cioè il booking di questi tag team non li ho capiti. 5 giorni fa mi fai perdere le damage, dopo 5 giorni me le fai rivincere. Boh, ma dall'inizio poi loro il torneo non avevano neanche vinto, erano state battute in finale da Aliyah e Raquel, per poi 2 settimane dopo rivincerlo, per poi riperderlo, insomma. È un po', non so, un po' schizofrenico questo booking delle damage in questo momento, visto che poi che anche Bayley ha perso. Sì, è vero, adesso loro due hanno di nuovo il titolo, Bayley no, come prima, però non hanno, insomma, convinto. Io, visto che era una stable che inizialmente sembrava, come dicevano loro, arrivata a prendere il controllo della divisione femminile, le avrei forse mostrate più dominanti dall'inizio, dato i titoli a tutte e tre dall'inizio e via. Vuoi No, sapere comunque. l'unica verità assoluta? Le hanno fatto perdere il titolo perché in Arabia Saudita volevano far vedere un cambio titolo e questo era l'unico che poteva cambiare un po' così velocemente. No, comunque rispondendo già all'ultimo messaggio, ho sbagliato io gli anni. Io nel 2019 non intendevo il 2019. Io intendevo quello dell'anno scorso, 2020, 2021, quindi ho un problema con gli anni. Gli anni Ma d'oro della Corea. da notare che nel pre-match hanno fatto un'intervista e Alexa Bliss l'hanno un po' distratta con Wyatt, col simbolo di Wyatt. Sì, da lì avevo già Quindi, capito che avrebbero perso. sì, anche, però non vorrei che la riportassero verso Wyatt, onestamente. A questo punto penso di sì. Sì, a meno che sia qualcosa per prendere in giro, però. Boh. Ma boh, bisogna vedere perché Wyatt in questo momento sembra da solo, cioè è lui contro se Personalmente, stesso, dopo quindi. non so se vorrete parlarne, a parte che non c'è niente molto da dire del suo segmento, però per me Wyatt è caduto già No, nello sticazzi. Purtroppo, sì, perché comunque poteva dopo ne essere parliamo dopo, interessante. ma sì, cioè i promo sono iniziano ad essere un po' tutti copia e incolla, tutti uguali. Esatto. Fabri non ha visto, vero, questo match, quindi... No, non l'ha visto ed è anche scomparso. No, ma che sono e che ho dovuto fare. Allora, boh, possiamo passare a quello successivo, direi. Andate, sì, non l'ho visto, quindi mi fido di tutto quello che avete detto voi, quindi non posso mettere becco. Se non, appunto, che hanno dato il titolo solamente per far vedere agli arabi che c'era un cambio titolo. Meltzer ha detto l'anno scorso, vedevo il commento giù in chat. Detto l'anno Che no, scorso, ah. comunque. L'anno È scorso vero, non si è ricordo confermato. anch'io. Deve cambiare. Ah, sì. Vabbè, Ricordo ma era anch'io, prevedibile. probabilmente, allora Che era probabilmente prevedibile. se è vera sta cosa, perché io me la ricordo letta, però bisogna sempre vedere se poi è vera, vera questa
prima sì, ma mezz'ora poi volta. se succede vuol dire che alla fine Può succede essere. sempre. Sì, ma Sì. cioè, l'unico titolo che poteva cambiare è comunque uno di due femminili, gli altri erano abbastanza Sì. in cassaforte. Esatto. Dopo, Terzo dopo, dopo match, proviamo. Drew McIntyre contro Karrion Bravo. Cross. Drew Allora, McIntyre quello. batte Karrion Cross. Allora, quello ce l'ho. Cioè, non Quello è come il primo batterlo, match che hai preparo visto adesso. stasera. È il primo match che hai visto stasera. È il primo match che ho visto, sì, ma perché sono stato Mamma mia, scemo io. che culo. No, esatto. Ma sono stato scemo io. Ero a casa e ero convintissimo cominciasse alle 6. Alle 6 meno un quarto faccio per mettere e vedo che ho detto, ma questo non mi sembra per niente un kick-off. No, tra l'altro hanno fatto un casino anche il Corriere dello Sport e Tutto Sport, perché dicevano su internet, se cerchi Crown Jewel orario ti viene fuori ovviamente i siti più importanti d'Italia, no? Loro dicevano che iniziava alle 7, quindi tanta gente, tanto insomma, alcuni si sono collegati alle 7 e si sono persi 2 ore di pay-per-view. Ma porca. Ma tra il cambio d'orario, l'ora legale, solare, poi Lo so, però se loro. mi dai una È stato un notizia, casino. come No, sempre, loro devi. infatti c'è. Cioè. Cioè, alla fine può anche interessare a poche persone, però me la devi dare giusta. Sì, prima di pubblicarlo, insomma, che Però facciano vabbè. le verifiche, chiaramente. Quindi, Drew McIntyre batte Karrion Kross era No, in accompagnato, come Steel Cage, sempre. non è lì, non so. Sì, Steel Cage, scusate. Ora correggo. E Karrion Kross, come sempre, era accompagnato da su sua moglie. Penso Ammetto del che credevo non. peggio, quindi Penso dimmi, che è la potete prima immaginare. volta che vedo Scarlett vestita da anni. Sì. Beh, era Odore. obbligato, solo perché era obbligato. Sì. Vai Fabri, vai tu Sì, che adesso. poi non mettiamo cose, non mettiamoci in guerra con gli arabi, ma vabbè, purtroppo lì quando siamo una mentalità leggerissimamente da misogini, Vabbè, sai si sa ormai. sì, però siamo anche nel 2022. No, 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 chiaro, chiaro, Purtroppo chiaro. succede di peggio, abbiamo visto recentemente, Assolutamente. quindi. Eddie, vai. Ma il match è stato, diciamo, meno peggio No, sulla situazione dello. politica non. Ah! Oddio, lì mi astengo, oddio. No, è stato meno peggio dello strap match che avevano fatto a Extreme Rules, per fortuna. Però comunque non è stato chissà quale match. Quello che non mi è piaciuto è che è girato tutto troppo intorno a Scarlett, perché hanno veramente ru ruotato tutto intorno a lei, dando poca importanza ai due lottatori nel ring, che un minimo, insomma, avreste dovuto far vedere, cioè, dare un po' più di risalto ai due, piuttosto che sempre solo a Scarlett. E sì, questa volta poi non è servito a nulla le sue interferenze, visto che Drew ha vinto lo stesso, quindi un po' una brutta sconfitta per Cross, che vabbè ci sta, visto che aveva vinto l'altro match, sta 1-1. Penso che a Idea questo punto chiara. che faranno purtroppo anche un terzo match. Sai, dopo aver fatto uno strap match e uno steel cage, non so il terzo match che stipulazione Resta da potresti fare fare. soltanto che banni Scarlett e basta. Match normale, ma banni Io Scarlett. spero tanto in un single match, ma questi sono. No, Sì, no, vabbè, sì. misogino. Era un eufemismo, misogino. Cioè, mi sa che è un complimento per loro dire misogino. Io credo che adesso il terzo match sia da fare soltanto con Scarlett bannata e chiunque altro bannato, perché anche sto fatto a me mi dà un fastidio quando continuano a Bannata da pedirle Twitch, tra morte. l'altro, anche. Cosa? Bannata da Twitch, anche, tra Ah l'altro. sì? Scarlett? No, dico, bannata, la facciamo bannare anche da Twitch. Ah sì, via O da Twitch, bannata in però. Non generale. da OnlyFans, però. No, sì, ci mancherebbe. No, scherzi a parte, chiaramente, dico che a me dà un fastidio che continuano a far aprire quella porta a chiunque. Mi dà un Sì. fastidio perché. Anche perché è una stipulazione che fai apposta per non farti rompere i coglioni, Esatto. ma tant'è, rompono sempre i coglioni. Allora non metterla Ancora di più e più. vaffanculo. Sì, è assurdo. Poi nel match, onestamente, sì, per fortuna è stato meno peggio, come ha detto giustamente Eddie, rispetto allo strap match. Non che ci volesse molto, ma comunque. È stato meno peggio dello strap match. Hanno anche usato abbastanza la gabbia e Sì. si poteva fare di più, ma comunque per due colossi comunque
così ci sta, non è che loro non è che potevano buttarsi con Dalla chissà cima che della gabbia, manovra. esatto. Quindi direi che bene o male su quello hanno anche lavorato abbastanza bene. L'unica cosa è che stona troppo sto fatto di Scarlett e l'ennesimo match con interferenze. Poi ancora con sto Ma poi, spray. se avessi dato la vittoria a Cross, tant'è quanto avrei capito, no? Fai di nuovo interferire, però questa volta cioè, lo hai fatto comunque perdere, quindi passa, Poi fa anche un po' la figura del fesso, diciamo il finale esatto, anche lì mi sembra, anche lì è passato un po' per fesso. Cioè, la scorsa volta è passato un po' per fesso Drew McIntyre e stavolta Cross, almeno hanno pareggiato se vogliamo vedere il così. Sì. bicchiere mezzo pieno. Però ecco, è una faida che non sta procedendo bene e secondo me loro non legano tanto. No, no, Ecco, infatti. volevo arrivare lì, cioè, sono due che Drew McIntyre è molto bravo, appunto, non è Sì. solo bravo lui, e Cross è uno bravo, perlomeno sa stare sul ring, e comunque gli incontri te li sa fare, almeno quello lo sa fare, e non riescono a legare, cioè è assurda sta cosa. Per me No, hanno troppi secondo me, stili simili. sì, Cross ha bisogno di uno magari un po' più piccolo fisicamente, un po' più tecnico, rapido, non Si un vede di sì. altro altrettanto, diciamo, grosso come lui, perché dopo ne risente, cioè il match diventa più lento. Però allo stesso tempo McIntyre è uno che si adatta a tutti, però non si riesce ad adattare a lui. Sì, Poi io mi sì, ricordo è match. Cross che Mi probabilmente. ricordo match di Cross a NXT tipo contro Finn Balor che erano stati buoni appunto perché Finn Balor, a parte che Finn Balor è uno che ti porta avanti il match da solo, però comunque ha uno stile diverso e può legare meglio con lo stile di Cross, mentre McIntyre è forse troppo simile a Cross. Questi Sì. due, l'unico match che devono fare è darsene di santa ragione come fanno McIntyre e Sheamus quando si affrontano. Punto, senza starli a strafare. Come cosa per voi sono presente che con le donne per la loro mentalità. Allora, tieni conto che l'Arabia Saudita è il paese più aperto dei paesi arabi, dei paesi medio orientali. In Arabia Saudita le donne possono assistere alle manifestazioni sportive, negli altri paesi nemmeno. Non ci pensano minimamente. Forse anche il Qatar, ma il Qatar è una cosa un po' a parte da quel punto di vista. E perché è il paese più occidentalizzato, quindi pensate agli altri. Fabri, hai detto di sto match? No, è meglio ovviamente rispetto allo strap-on, ma lo strap-on era strap, sì. Lo strap match, però è l'abitudine di vedere il film porno. Però è come si dice, da due così, come dicevo prima, mi aspetto sempre di più per forza, soprattutto da McIntyre. Più che altro io Cross lo dirò sempre che è molto fumo negli occhi e nient'altro. Ripeto, bravino, il suo lo fa, ma finisce lì. Però cazzo, cioè, devo pretendere per forza di più da loro due, perché comunque lo Steel Cage Match è un match che di quelli a stipulazioni in ogni caso si avvicina molto all'incontro normale, perché resta il fatto che c'hai solamente la gabbia, quindi le mosse le puoi fare, cioè non è che sei impedito a fare qualcosa, anzi, sei solamente impedito da uscire dal ring. Sì. Né più né meno. Viva lo strappone, esatto, Cliff. Grosso, per oggi ad oggi si ferma l'entrata e sì, purtroppo sì. Adesso non stiamo usando nulla di Impact, però Impact aveva anche degli avversari che facevano comodo al suo stile, perché anche se gli mettevi ad esempio contro Brian Cage è un grosso anomalo, atipico, e non è stile McIntyre, è uno che provava anche a fare le mosse agili, per dire. E poi lì che avevi gente come Penta, aveva gente come Phoenix, cazzo, Sì, ha e bisogno di cardio. quella gente lì. In WWE Sì. sì, devi dare Styles, Finn Balor, cioè Esatto. questa Re gente Mysterio, qua. Ricochet. Sì, Sì, deve sì, sì, sì. avere praticamente quelli lì, o di quelli un Zayn o Kevin Owens, anche se comunque, però quella gente lì gli Sì, devi ma dare. loro comunque sanno fare anche diversi stili. Owens soprattutto, quindi Owens sa far tutto, quindi sì. Dargli un McIntyre, un Sheamus e anche un Gunther, non va bene per lui. Ma devi buttarla soltanto sulle darsele di santa ragione e Esatto, basta, pure la senza. butti, esatto. Sì, per la sua stanza niente da dire, ma non è un suo stile. Cioè, se guardi Brian Cage cerca di lottare quasi in stile
non dico i flyer per carità, però comunque stile molto agile. Ma anche Non a un caso. kit Leaper è già agile per la sua stanza. La sua stazza. Se ne va a vedere la stazza, sono agili tutti in base alla stazza che hanno, anche Homo se è agile per la sua stazza. Cioè, non è che. Oddio. Oddio. Immaginate, voi dovete tenere in testa che un uomo di più di 2 metri e passa, che si È vero. muove in un quadrato che rispetto agli altri, per lui, cioè lui allunga. Se volesse fare un big boot, lui allunga il piede ed è già sulla corda. Cioè, deve avere dei tempi di reazione velocissimi, non quelli così alti, purtroppo. Match successivo. Andiamo, andiamo, andiamo. Qual è? Judgment Day batte DOC. Tra l'altro qua Sì, voglio far ma non notare, interessa. come facevo notare a Fabri pre-live, che Michael Cole ha nominato una breve storia del Bullet Club, mai successo in WWE. È iniziato ad andare a dire che il fondatore giustamente era Finn Balor, poi arrivando a Karl Anderson che era nel Bullet, idem. È stato anche capitano, diciamo, capo per un Esatto. breve periodo, Carl Anderson. No, comunque è da far notare perché è importante, perché in WWE non è mai successo, è la prima volta. Hanno sempre fatto dei riferimenti, ma non specifici come stavolta, quindi comunque è una cosa da far notare, secondo me. Andando al match, personalmente mi aspettavo vincesse l'OC, perché io nella mia mente pensavo arrivasse qualcuno che affrontasse Rhea Ripley di sesso femminile. Probabilmente tengono i ritorni per l'America, dopo ci ho pensato, ho detto magari non conviene farli in Arabia Saudita, quindi posso anche capirlo, però pensavo vincesse comunque l'OC perché aveva bisogno di una vittoria di squadra, diciamo. Però devo dire che è stato uno dei migliori match della serata. Secondo me, sì, probabile. Secondo me anche gli anelli deboli, diciamo, che erano Dominic e Gallows, hanno comunque fatto una buona prestazione, secondo me. Anche Dominic ha venduto diverse cose abbastanza bene e mi ha Ah, sì. sorpreso, È devo dirti la verità. vero, è vero. E l'unica cosa che a me stona molto è sempre stare a Ripley in mezzo alle scatole. Anche qua con l'interferenza, che finisce con l'interferenza. A me sta iniziando un po' a stufare, perché a Raw ogni match con l'interferenza, nei pay-per-view metà match con l'interferenza. No, il problema esatto, il problema è il pay per view. Perché Quindi. a Raw o a SmackDown te li aspetti, perché ovviamente devi tirare avanti. I È pay per view però devono essere decisivi, un po' cioè, troppo escluso. paraculo ciò, cioè, capisci? Mandi troppo avanti le cose poi. Eddie, 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 tocca a te. Sì, è vero. Sì, no, il risultato ha sorpreso un po' anche a me, anche io mi aspettavo una vittoria degli OC, perché comunque si erano appena riuniti. Però effettivamente Ria mi aspettavo che come al solito interferisce, perché tanto ormai il canovaccio è questo, di fatto sono sempre in quattro, non in tre, quindi per forza necessitano quelli del club di una figura femminile che la possa contrastare. Vediamo se arriverà domani a Raw. E niente, comunque ci sta adesso. Judgment Day, comunque, come abbiamo visto da quando c'è Triple H, è stato sicuramente risollevato rispetto a prima. Gli stanno dando comunque delle vittorie, mentre prima perdevano quasi sempre. E comunque Dominic sta funzionando, dai. Rispetto a prima, comunque col fatto che interagisce sempre con Rhea eccetera, probabilmente sta anche imparando un po', no? Da Finn Balor, da Priest, un po' i trucchi del mestiere, quindi sta migliorando. Sicuramente questo split dal padre, questo tournée gli ha fatto bene. Esatto, ecco. E vediamo se poi adesso alle Series faranno, non so, un 4 contro 4, Mixed, inserendoria o queste cose qua. Penso di sì. Sì, se lo fanno normale, sì, se lo fanno War Games non credo. Boh, il Wargames, non lo so chi vorranno mettere. Ma io Io mi sono sempre. Io penso. per i maschi come Wargames, io ho sempre l'idea che sia Bloodline contro Rolling Shane, Bruce. Sì, con Brawling Brutes. anche secondo me. Al massimo aggiungono una persona, i Brawling Brutes, ma secondo me. Magari proprio Logan Paul, cioè ci sta anche quello piuttosto. Secondo Però. me, mi sa che gira voce che faranno Brawling Brutes più New Day contro la Bloodline completo, 5 contro 5. Senza Sheamus? Ah,
no, con Sheamus però. Con Sheamus adesso Ah, tornerà Sheamus. Sì, sì, sì. ok. Va bene, Sì, ci sta. va Pu può benissimo, anche ci sta. uscire una roba bella anche. Paradossalmente, no, beh, però. Allora, non è per fare gli stronzi, eccetera, ma se fai una cosa del genere, il più debole è Roman Reigns. Tra tutti e Sì. dieci, tra tutti e dieci, Oddio, eh. forse solo Sikoa, Forse solo però. Sikoa, se lo giocano Reigns è solo Sikoa. Sì, anche Xavier Woods a me non è che fa Sì, beh, impazzire. esatto. Però No, perlomeno in sì. coppia. Però sa Beh, lottare in anche tag, Ridge Holland, Xavier se vogliamo, non è tutto sto Woods. fenomeno, però. Però sanno lottare in coppia e loro sono dei tag team e in un 5 contro 5 è Sì. come lottare in coppia comunque, anche se è particolare il World Game. Quindi no, andrebbe bene, sì. Un game così andrebbe bene se aggiungono i New Day da un lato. Comunque, aggiungo che se fossi Carl Anderson sarei più contento di aver giocato al Judgment Day che a Iculeo. Però vabbè. Sì, Perché Aiculeo non si comunque può giocare. doveva giocare a prescindere anche se andava a Sì, lottare Aiculeo sotto. giocare non si può. Però, come dicevate voi, sì, c'è questo il fattore Dominic Mysterio che veramente è uscito dal padre, perlomeno, non vorrei che. Per carità, sempre scarso, non è, però perlomeno un po' No. più di si fa più vedere. Perché non È la deve quello stessa che roba di ma, Ray. esatto, ma quello che però abbiamo sempre detto, perché non deve copiare le mosse del padre. Non No. sono nella sua stazza fisica le mosse del padre, punto. Cioè, bisognava togliergli quelle, solo che non si sa qual era l'equazione che diceva se te stai con tuo padre devi fare le mosse di tuo padre. Può Secondo darsi che sia un eccesso, mettiamola così, tra virgolette, d'amore del padre che voleva suo figlio al canto e no, di fatto non lo fai crescere proprio così. Lui secondo me è perfetto a stare in coppia, nel senso a imparare da Finn Balor. Secondo me il stile che c'ha Finn Balor potrebbe adattarsi a Dominic. È più vicino, diciamo. Sì, se mi paragoni, però avrei anche già Dominic e cazzo Gianlu è. C'è un abisso tra Cage e Dominic. E attenzione, Dominic è più alto di Brian Cage, tra l'altro. Alla faccia. Poi Brian Cage penso sia quello Brian più Cage fa solamente. sottovalutato in 3-4 anni dei W, secondo me, Brian uno dei Cage più. poi fa solamente la Tiger Rope, vabbè, la 619. Basta, mentre quell'altro cercava di farle tutte. Ah, adesso arriviamo al match più bello della serata. C'è già Braun adesso? Strowman contro Omos. Vero, è vero. Il È vero, è match che proprio io così. attendevo da una vita. Ma non solo E tu, mi vuoi sa, rivedere, tra perché. l'altro? E tra l'altro vuoi Cosa? rivedere? Sì, io voglio che sia una serie almeno di tre match Sarò almeno. onesto Una io, serie no? televisiva vuoi che sia? Sì, settimanalmente, una volta a settimana, sempre. Sarò onesto e ti dico che mi aspettavo molto, molto peggio. Hanno fatto questa cosa di attrazione, l'hanno Vero. fatta con cose semplici. Comunque, Omos alla fine. Un bump se l'è preso, perché sulla mossa finale di Strowman comunque la devi sapere anche prendere. E per uno di quella stazza lì, cavolo, ha fatto un buon lavoro. E via, finita. È stato quello che doveva essere, ma aspettavo peggio e niente di che. Cioè, sono soddisfatto, ecco. Non Sì, stiamo è parlando ovviamente stato. del match della vita, per l'amor di Dio, però ecco, mi aspettavo peggio, ripeto. Tanto ora Eddie ti faccio parlare, ma Omos l'ho visto sudare per la prima volta. Tra l'altro, non so se avete notato, ma è aumentato il trash talking. È stato bravo in questo punto di vista. Cioè, ha parlato molto, eccetera. Vai Eddie, cioè è tutto tu, cioè sai che qua è tutto tu, noi ora io, piuttosto metto No. soltanto la. Faccio togliere me e Eddie, ci togliamo e so, è tutto tuo. Me, Eddie. No, cosa Sì, volevo Luca. dire? Sì, no, è stato quello che doveva essere uno scontro tra titani. Come ha detto Luca, è venuto anche, cioè per quello che poteva venire, non è venuto male. È stato comunque, ci hanno fatto credere appunto che Omos poteva vincere, anzi, di fatto ha praticamente dominato lui quasi tutto il match. Salvo poi Strowman gli è bastato la finisher per batterlo. Però sì, insomma, era il match d'attrazione che appunto il pubblico arabo, ma non solo, anche americano, penso che
per queste cose, insomma, va, non dico che va matto, però comunque piace vedere sempre due I due omoni, pubblici vanno d'accordo su questa cosa. due giganti, esatto, che si menano. E niente, adesso vediamo se sarà stata solo una cosa di una volta e basta, oppure se vorranno fare rematch. Una botta e via, c'è stata. Sì, esatto. No, Adesso però io credo sia finita qua. adesso ho una domanda per voi. Vai. Allora, l'incontro l'ha dominato Homos. E Sì. uno dice, cazzo, però poi lo va a perdere solo per una mossa. Io sono indeciso perché dico, prima cazzo, una mossa, capisco che la finisher. Però per me, che ne vengo dall'uomo tigre che mi insegnò questa cosa, la finisher è sacra. Cioè, dalla finisher, uno che esce, devi uscire una volta ogni morte di papa da una finisher, perché non puoi uscire. Quindi, cosa fate vincere foste in me? Che non è uscito dalla finisher oppure ha perso? Cosa devo decidere? Cos'è meglio? Che ha perso perché c'è stata la finisher oppure ha perso solo per una mossa? Ma secondo me è giusto che è così, com'è andata, insomma, che abbia perso per la finisher. Anche perché non poteva prendersi chissà quanti bump Homos, quindi già l'essersi beccato quella Power Slam non è da poco. Ma io poi credo che con l'avvento di Triple H l'importanza di Homos, se prima era qua, adesso è qua. Quindi direi che va bene così. Homos ha perso tanta, tanta considerazione senza Vince McMahon, perché sappiamo i gusti di Vince McMahon e il tipo che, di wrestling che vuole fare Triple H. Ma è giusto così, secondo Però me. ha comunque preso Anche Braun Strowman, quindi anche lui perché... Sì. quelli grossi gli piace. Sì, però ecco, dai, Strowman alla fin fine è Il uno che Triple già H non era piccolino, ecco. si muove un po' di più e poi adesso Strowman non è che ce lo vedo fare chissà cosa anche con Triple H, onestamente parlando. Sì, magari lo usano come jobber per Roman Reigns una volta, probabilmente, ma non è che avrà tutta questa considerazione, secondo me. Poi vediamo, per l'amor di Dio. Sicuramente verrò Ve la butto smentito. lì, se formassero un tag team questi due, chi potrebbe mai arrestarli? Nessuno, penso. Vire sangue e basta. Ma neanche, neanche. Se Non gli farmi uso, pensare a cose ciao, brutte. li squasciano in 5 minuti. Loro due in tag, mi hai messo in mente una cosa bruttissima, però vabbè. Due in tag, io vabbè, sapete che stravedo per Montez Ford, quindi solamente lui può batterli da solo. Ah, ecco. Ah, da solo addirittura. Sì, perché è inutile. L'altro è inutile, E effettivamente. l'altro è stile Ace e Infatti, da Otis. quando Montez Ford si è dovuto fermare, l'altro è sparito. Perché. Ma quello, vedi, è quella purtroppo è il brutto di essere un tag team. E Esatto. quando uno dei due si fa male, ci ripete anche l'altro. E tanti saluti. Eh beh, si fa un po' di vacanza, dai. O può essere il trampolino di lancio, magari per uno che lo prova in singolo. Sì, Però per me. vabbè, non è questo il caso, ovviamente. Cliff Santos Escobar è migliore di Andrade e basta. Ecco, Dopo. magari se si fosse infortunato Dawkins, al contrario, Montez Ford da solo, secondo me lo avrebbero Esatto, provato. sarebbe Non esploso prima. l'avrebbero parcheggiato per 3 mesi a non fare nulla, insomma. Sarebbe esploso prima in singolo, sicuro. Match E successivo. andiamo al dopo. Usos battono Brawling Brutes. Mio match della serata. Infatti, Anche il mio. tra l'altro c'è da far notare anche qua, secondo me, che Cole all'inizio ha detto che Jey Uso ha probabilmente una rottura del polso e lunedì farà i dovuti accertamenti, quindi è un po' da vedere questa situazione. Che tra l'altro per SmackDown hanno già programmato Quindi dice. il match titolato contro New Day. Vediamo. Magari viene sostituito da Solo Sikoa, non lo so. O da Zayn, sì. Esatto, In storyline sì, potreste anche esatto. farlo sostituire da Zayn. Sarebbe meglio Vediamo. Zayn, esatto. Porterebbe più sviluppi anche dopo, considerando l'odio che prova Jay verso di lui. Comunque, secondo me, appunto, match della serata. E non è che c'è molto da dire alla fine, perché è stato un più uno.
però che può portare comunque a un War Games successivo. È un match che dovevano far bello, l'hanno fatto bello, il loro lavoro l'hanno fatto, la categoria di coppia secondo me è migliorata esponenzialmente. Però Luca, ricordati sempre una cosa, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che Ciò che piace. piace. Quello è. Lì stai attento a usare la parola bello. Perché? Ah. Non... No, beh, allora, a prescindere che per qualcuno è stato migliore il match femminile, non so perché, però ho letto cose su Facebook veramente da mettere le mani sui capelli, perché io non so come si fa a non vedere che questo qua è stato un gran match. Cioè, è stato un gran match di coppia questo. Cioè, poi, tra l'altro, queste due coppie lavorano talmente bene, non è la prima volta. Non è la prima volta che lavorano veramente bene questi due, questi quattro insieme. Trip, Lo so, però a Pete Dunne gli manca Dan, qualcosa nel lato carisma, Pete Dan, microfono. mi dispiace, non è per niente materiale da match, non è materiale da match, mi dispiace. Anzi, secondo me questa qui è la sua dimensione perché lo vedo bene, lo vedo bene. Esatto, meno male che gli hanno trovato un tag team perché sennò Pete Dunne in una major è un jobber. Gli hanno trovato comunque un tag team dove risalta Pete Dunne. Quindi è meglio così, secondo me. Per adesso, perlomeno. Dopo vediamo se Lui non si troverà. aiuta col costumino che si mette, quello non, lui non si aiuta con questo. No. Comunque, buon match. Il miglior della serata per me, poco altro da dire. Doveva essere così, è andato bene. Nonostante il probabile rottura del polso di Jey Uso. Eddie? Sì, sono d'accordo, anche per me questo è stato il miglior match della serata. Come ha detto Luca, ci avevano già fatto vedere comunque di fare dei bei match questi wrestler insieme. E vabbè, purtroppo ecco, il risultato scontato ha un po' magari tolto interesse al match perché sapevamo che Giuso, visto che stanno per battere il record del New Day, avrebbero mantenuto i titoli. Però sì, comunque è stato un bel match e ci porterà appunto, secondo me, a questo War Games insieme a Sheamus che rientra e probabilmente al New Day, magari ecco a SmackDown il match tra gli Usos e il New Day finirà in maniera un po' così, un po' sporca e da lì ci portano a War Games. No, l'ha rotto in teoria, penso prima, giorni fa, Prima perché Michael dell'incontro, Cole l'ha qualche detto cosa. all'inizio Sì, del perché è entrato match. che ce l'aveva già fasciato. È Poi entrato nel l'ha ring. rotto all'inizio del match. O l'ha rotto allenandosi prima dell'incontro, o se no. Può darsi. Sì, può essere, può essere. Quindi vediamo poi se dovrà stare fermo. Un polso non dovrebbe stare fermo tanto, poi roba No. di poche settimane. Anche perché se no Infatti non avrebbe potuto lottare. non penso che Vediamo per perché c'è War Games tra anche. praticamente 3 settimane, Aspetta, ma non quindi. avrebbe potuto lottare stanotte, poco fa, stanotte, sono abituato a vedere le review, non avrebbe Siamo già a potuto novembre, come dice, tra 3 settimane, 2 o 3 settimane WarGames lottare. devono un attimo Sì, il accelerare, 26, devono sabato un attimo 26. accelerare, perché è subito. Bianca Belair batte Bayley. Comincio io mentre preparo il banner. Vai, meglio. Allora, io capisco che Bianca Belair da quando l'abbiamo vista non è in forma, si sta leggerissimamente mettendo in forma adesso Bailey, rispetto Bailey all'inizio. dice. Bayley, scusatemi, anche fisicamente si vede che si sta rimettendo a posto anche fisicamente. Però, ora, Bianca Belair è campionessa da quanti mesi? Ah, saranno. Oddio, Da aspetta che ce l'ho qui WrestleMania, davanti. quindi. 217 giorni, sì. Quindi quasi praticamente 7 mesi ormai. Perfetto. Incontri interessanti, non dico belli, interessanti quanti ne ha fatti? Quello con Becky a WrestleMania, mi viene Sì, e in mente. basta. Sì, da campionessa però nessuno, giusto? No. No, sì. Appunto, come ho Beh, già detto, sì, i mettiamo. suoi Fatto un match match sono quelli, insomma, contro lei Becky a che. SummerSlam, non è stato malissimo, però alla fine niente di indimenticabile, diciamo. Esatto. E come cazzo fa a essere bello questo incontro con Bianca che non riesce a fare un incontro bene, manco sotto tortura,
E Bailey che da quando è tornata sta ancora cercando di mettersi in forma, se si vorrà mettere in forma, perché ormai sembra che si sia seduta. Uno schifo, non è riuscito niente, nemmeno gli spot praticamente sono riusciti. Finale assurdo che mi fai chiudere la gamba di Bailey nella scala in maniera che non si può alzare. E tra l'altro tecnicamente per Last Man Standing non sarebbe nemmeno valso quello schienamento, se proprio vogliamo fare gli stronzi. Schieramento, quello che è. Sì, come non doveva valere quello su Brock Lesnar a WrestleMania, perché Sì. lo tenevano praticamente. Esatto, cioè era così, non era nemmeno troppo a terra perché lei si stava comunque alzando in teoria, però era bloccata dalla. Non aveva qualcosa di sopra, ecco come era successo con Reigns contro Lesnar contro Reigns che gli ha messo tutto il sopra e allora non poteva alzarsi. E cioè non è riuscito, giuro che se mi doveste dire cos'è riuscito in questo incontro, nulla. Cioè, ma nulla. Hanno sbagliato l'utilizzo delle armi. A un certo punto c'era Bianca fuori dal ring, Bailey che doveva volare dall'apron verso Bianca. Bianca che continuava. Ah no, scusatemi, ho sbagliato. Quando Golf Bailey cart. doveva aprire il tavolo, Ah. quando Bailey doveva aprire il tavolo, c'è stato un casino di tempo. Bianca che a un certo punto ha continuato a muoversi per vedere quando cazzo arrivava Bailey, perché era chiaramente in ritardo per fare la mossa. Cioè, non è Anche riuscito col un golf cazzo. cart, Fabri, se ti ricordi, Bailey doveva Sì, atterrare sul esatto. tavolo ed è rimasta su. Esatto, cioè lo schifo, cioè lo schifo. Da Ma poi il due colpi tavolo sul palco da non si è dentro. rotto subito, il tavolo. Secondo me ha voluto un po' strafare con gli spot e non è venuto neanche uno. E Ma il problema è che quello. hai strafatto con gli spot. Non ti sono riusciti e quello che hai fatto di lottato normale non ti è riuscito poi manco quello. No. Sai che ho notato che non è che legano tanto le due. Porca troia. Poi lascia perdere che Bailey non è ancora in ottima forma, eccetera, ma comunque questa cosa la diciamo da diverse settimane. E ormai la sappiamo e siamo d'accordo Però bene o come male così. giustificazione una che è da SummerSlam, quindi è d'agosto. Io come giustificazione non gliela do più dopo 2 mesi. No, 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 sono d'accordo, sono d'accordo. Dopo 2 mesi non gli do più come. Un mese mi fa anche bene, ma dopo 2 mesi non te la do più come giustificazione. Adesso comunque bisogna, cioè io mi sento di dire che ormai ha stufato tantissimo Bianca Belair e facendo queste prestazioni in cui non viene niente, in cui mi sembra la John Cena delle donne, ancora di più ti stufa. Cioè io sono Non ha stufo di questo ring. elevato mai una sua avversaria. Anche se resti campione, però un tuo avversario dovrebbe Infatti. rimanere. Non ha elevato nessuno. Una brutta. Seppellisce e basta. Tanto Sì. uno spezia. Vabbè. Bellissimo. Insomma, L'unica partita che dovete vincere per tenerci lo Spezia giù. scusatemi, ironia della sorte, chi ha segnato? Provate a dirlo. Maldini, sicuro. Sì. Ci avrei giurato. Che l'anno scorso ha Ha segnato contro lo Spezia. Ha esultato? no, no, è abbracciato, ma non detto esulta. scusa papà. Sì. Andy. Papà ha letto senza cenere, Romano. Adesso è compito vostro parlare dell'incontro, vai a Bel dire. gol, tra l'altro. Ma che dire allora, questa faida tra Bianca e Bailey mi sta deludendo perché da loro mi aspettavo di più. Prima dell'infortunio comunque avevano fatto almeno uno se non due match ed erano riusciti, mi ricordo molto bene. Infatti, quando poi Bailey era entrata, mi aspettavo comunque che mettessero su dei bei match. Invece, né Extreme Rules né stasera, insomma, sono riuscita a fare, diciamo, sono riuscita a fare ben poco. Stasera, poi ancora peggio. Se, cioè, già fare peggio di Extreme Rules era difficile, però ci sono riuscite perché veramente non è, come avete detto voi, non è riuscito nessuno spot. E hanno voluto sì, sicuramente strafare perché magari era meglio fare magari un paio di spot in meno, ma quei due o tre che facevi li facevi bene. E poi vabbè, il finale posso tra virgolette comprendere che per non seppellire del tutto Bailey l'hanno fatto perdere così in modo che possa ancora una volta aggrapparsi a una scusa, qualcosa, dire che non era valido, le ha legato. Non so, le cose sì, intorno alla scala, quelle cose, le solite cose da heel, insomma. E niente, se delle damage doveva vincere qualcuno stasera, secondo me era più sensato che vincesse Bailey e non
e non ha le altre due. E adesso, sai, è difficile per Bailey dopo due vittorie, bene o male. La prima, quella di Extreme Rules, era proprio stata pulitissima perché addirittura Bianca aveva battuto da solo tutte e tre le damage che erano anche avevano interferito. Oggi non hanno interferito, però comunque Bailey ha perso, quindi non so, un altro rematch dubito che a questo punto possa chiederlo. E ci sarà sicuramente questo War Games, a questo punto penso Nikki, Cross con loro, e le face bene o male sono già tutte e quattro complete perché c'è anche Candice, credo, con loro Esatto, tre, sì. quindi andiamo verso questo 4 contro 4, sì. Tra Qui l'altro allora. Candice, che è una veterana dei War Esatto. Games, quindi comunque va bene così. Sì, lì Allora, comunque Candice l'ha fatto, Bianca l'ha Sky. fatto, il War Games io l'ha fatto, quindi sono Secondo comunque sì, me, messe scusami, bene. volevo aggiungere una cosa, Fabri, dopo ti do. E, secondo me, se dovevi dare il titolo a Bailey per il semplice fatto che innalzavi la stable, che adesso è molto sotto. Solo per Esatto, quello. Vai, Fabri. no, riguardo a questo, comunque li ha fatti prima di diventare campionessa. E se vado a vedere gli incontri però che ha fatto Bailey, escluso questi 2 mesi da quando è tornata, cioè ricordati sempre che i Bailey Sasha di NXT restano tuttora i femminili più belli della storia della WWE comunque. Sì, Cioè. secondo me se Bailey stesse al 100% sicuramente verrebbero dei match belli, però comunque questi spot sbagliati, a prescindere dalla bravura o no, cioè E a sono prescindere proprio. comunque da tutto, Bailey, quando ne hanno voglia, perché poi soprattutto Sasha, Bailey, Sasha, ti ci metto io, Yo-Sky, cioè Yo-Sky è lassù, però non lo fanno vedere, Yo-Sky è nell'Olimpo e non c'entra niente, ma Bailey e Sasha sarebbero le due più forti, comunque, proprio parlando proprio da un punto di vista marca, cioè, no, anche Charlotte e Becky sono di meno, rispetto a loro, Sì, quelli non... Becky sicuramente delle quattro è la meno brava, secondo me, sul ring. Becky e Charlotte sono due meno brave, ma Charlotte anche Comunque per un mi dispiace discorso. dirlo, ma tanto, ma sembra che dopo l'infortunio si sia inceppato qualcosa in Bailey. Ma il fatto che non riesca a ritornare in forma è emblematico. Non riesce a ritornare in forma sia fisicamente che sul ring, che tecnicamente, diciamo. Forse Speriamo anche questa magari. questione del ginocchio la può frenare un po' psicologicamente, ha paura magari di Può rifarsi darsi, certo. male. Certo, Comunque è perché stato un fuori conto è un anno, recuperare. quindi rischiare un'altra ricaduta, stare Un fuori un altro anno conto, sarebbe pesante. sì. Un conto è recuperare da un infortunio e basta, solo recuperare. Un conto, quando torni, il periodo che deve passare la fase della paura. Perché dice, Sì, magari metti il piede sì. male, in questo caso il ginocchio. 2-1. Ok. E infatti anche su questo, proprio per magari la paura, però ha dovuto fare dei match comunque, tra virgolette, pericolosi, perché ha fatto il ladder, ha fatto questo qua che comunque si usavano le armi, quindi anche quello non l'ha, secondo me non l'ha aiutata da questo punto di vista. Magari con Io vado a match presumere, normali, tra virgolette, ma io sarebbe vado a stata un po' presumere più che, sicura. diciamo, in allenamento, quando decidono che incontri fare, e lei dica sì, me la sento in allenamento, poi vanno bene le cose, poi magari quando deve andare live, chiamiamo così, le prende una sorta di paura. E boh, vado a vedere. Può essere, Però, vabbè, questo è comunque purtroppo l'incontro più brutto della serata. Volenti o nolenti, non quello che è stato. sì. E dire che c'era Omos contro Strowman, almeno. E dire Però che c'era Omos. quello alla fine hanno fatto una cosa semplice che quindi ti porta a dire poteva essere peggio. Invece in questo hanno voluto strafare e hanno fatto una cagata. E adesso arriviamo a un momento. C'era il... Esatto. Eh sì, me lo sono ricordato. Allora, cerco di farvi trovare delle differenze. Bray Wyatt ha fatto un promo, ha parlato, ha fatto vedere che quando è lui è normale, che però ammette di avere qualche problema. Poi è arrivata la voce
solita, più che altro quella delle prime due puntate, che ha cominciato a dire che Bray Wyatt deve, diciamo, andare verso di lui, eccetera. Tutto questo è stato detto in Arabia. Quindi, secondo voi, la differenza tra gli altri promo è solamente perché adesso era in Arabia, oppure ci sono altre differenze? Vado io? Vai pure, sì. Scusa, che c'è un VAR, Ma insomma. sì, anch'io l'ho visto molto simile ai promo che ha già fatto SmackDown. Se devo trovare una differenza è che stavolta non hanno voluto neanche mascherare il fatto che Uncle Howdy avesse proprio la voce di Bray Wyatt. Stavolta si sentiva che era proprio la sua. Le altre volte l'avevano un po' alterata, ma questa volta mi pareva proprio che fosse lui, quindi mi pare chiaro che vadano nella direzione di Wyatt che, tra virgolette, lotta con se stesso, con i demoni, i suoi demoni interiori. E questa volta, se devo trovare un'altra differenza, che ci hanno fatto vedere anche la reazione di Wyatt dopo che è stato interrotto. Le altre volte finiva lì il filmato. Stavolta abbiamo visto lui che però, tra virgolette, quasi l'ho visto quasi sorridere alla fine del promo di Uncle Howdy, quindi forse stiamo andando anche verso una direzione in cui Wyatt, in cui prima ci facevamo vedere solo Wyatt, no, quello buono, il vero, lui diceva sono io, sono Bray Wyatt, quello vero. Adesso stiamo piano piano vedendo Wyatt iniziare ad andare verso un po' il lato oscuro, se così possiamo dire. Luca, a te piacciono tanto queste. Ma io, allora, ti dico la verità, i presupposti erano buoni, ma in realtà la storia è ancora interessante, nel senso dei demoni, eccetera. C'ha il mio interesse, però sono settimane che fa sempre, non dico gli stessi promo, ma gli stessi Ammazzare. segmenti. È una cosa che la tira, secondo me, la stanno tirando avanti un tanto. E ho capito che la narrazione deve essere molto con Wyatt, molto sviluppata e tutto. Però alla fine stiamo guardando le stesse cose da 4 settimane, 3 settimane, quello che è. E ecco, magari un po' più, una roba un po' più diversa la vorrei vedere, però ecco, mi sta iniziando ad andare nello sticazzi, però ho ancora un po' di fiducia, dai, perché comunque Ma lui a me è c'è andato, creativo. a me c'è andato perché secondo me è il momento di presentare gli altri, punto. In Se una sono maniera o altri, nell'altra. Se ci sono, certo, se ci sono. Se non ci sono, è il momento di, tra virgolette, di agire. vediamo. Ci hanno fatto vedere questa interferenza prima del match di Alexa. Vediamo se almeno verso nella direzione di Alexa fanno un'accelerata. Per farci vedere Alexa, che magari dopo aver perso i titoli cambia un po' atteggiamento, anche se però avendo War Games magari altre 3 settimane ancora Sì, sta magari dalla parte delle buone. durante le settimane comunque hai sempre, diciamo, riferimenti, eccetera. L'unica cosa è che Alexa col connubio con Bray Wyatt l'abbiamo già visto ed è stato un fallimento. Quindi non sarei così contento di rivederli ancora. Però si vede che hanno lavorato bene insieme. Sì, lei ha sempre detto che le piaceva fare quella parte Sì. lì insieme a Wyatt, Anche quindi perché vedendolo da un'altra prospettiva, Alexa Bliss cosa vuoi fargli fare in questa divisione femminile? Comunque, con anche Charlotte che deve tornare, per dire, piena di l'altro gente. Alexa Bliss disse che le piaceva fare questa cosa qua perché le permetteva di fare vedere le sue doti recitative. Sì. Al che mi viene, appena l'ho letta, questa cosa mi è venuta spontanea. E vai a fare Ma quali l'attrice. doti recitativi? Uno, ma al di là di quello, ma vai a fare l'attrice, fatti una scuola di recitazione e vai a fare l'attrice, se la tua Punto. aspirazione è quella. Anche Cioè, perché non non. è che parti da zero, sei comunque in WWE, voglio dire. Esatto. Però, Sì, no, ma comunque. lei penso che non abbia mai nascosto che le piacerebbe fare l'attrice, No, quindi è vero, è vero. penso che una volta che smetterà col wrestling proverà sicuramente quella strada. Sì, facile. Siamo
E chi siamo noi per negarle quella strada? Anche adesso, se Lo so, fatto. mi mancherebbe un po' in WWE, però beh, se fa qualche film o serie TV la cercherò di seguirla. Ma non mi mancherebbe nel senso che purtroppo non è. Beh, non perché sia un fenomeno sul ring, ma perché comunque, bene o male, le gimmick che le fanno fare, lei le riesce a interpretare bene, se poi il booking ovviamente come quando era posseduta fa schifo, dopo, beh, lì. Sull'ultimo contratto, quando le scadrà. Sì, comunque lei ha 30 anni, quindi comunque ancora abbastanza giovane. No, quello ci mancherebbe. E main event, main event, main event. Ma te lo faccio dire a te, Luca, perché li hai detti tutti fino adesso. Vai, Roman Reigns batte Logan Paul. Eddie. La sagra dell'overbooking, possiamo dirla così? Sì. No, è stata una. Boh, una. Non dico una commedia praticamente questo match perché. Ok, all'inizio magari i primi minuti, ok, hanno cercato di mettere sul match, poi però quando hanno iniziato a intervenire tutti è diventata andata un po' in vacca, diciamo così. E vabbè, peccato, insomma, Logan Paul comunque dai, ha fatto vedere che comunque per essere il suo terzo match, comunque nel ring non è, cioè, ci sa abbastanza fare per quello che appunto è la sua esperienza ancora. E chiaramente, essendo agli inizi, non avrei scelto Roman Reigns come avversario. Lui ha bisogno magari di gente un po' più brava nel ring, dei worker migliori. Però vabbè, volevano fare questo match a trazioni in Arabia, ci sta. Poi, ok, sono intervenuti il fratello, tutti gli Usos. E quindi poi vabbè, alla fine è finita così, ci sta. E niente, vediamo poi adesso Logan Paul, tanto bene o male lui non è cioè full timer, anche lui lo chiamano così 2 o 3 volte all'anno, penso 3 o 4 volte all'anno lo chiameranno per i grandi Tecnicamente ha il eventi. contratto di un anno o due, adesso non mi ricordo, però. Sì, però ecco l'ultimo match era stato quando era WrestleMania, Sì, però quindi. WrestleMania non era sotto contratto, lui è stato messo sotto contratto così a settembre praticamente. Agosto, Sì, settembre. è stato messo sotto contratto prima del match contro Miz. prima del match contro The Miz, sì. Poche settimane prima o pochi mesi prima. Non è Perché ricordo stato. che lo usarono questa cosa la usarono anche nella storia con Miz. A me sembrava Sì. che sotto contratto dopo l'incontro con Miz. No, prima, sono Prima, abbastanza prima. convinto prima. Comunque, vabbè. Vabbè. Sì, dai, lo useranno comunque a WrestleMania, SummerSlam, cioè in Royal Rumble, Arabia, magari. sì, 4 eventi all'anno più o meno, quindi vabbè, ci sta, però ne avrei fatto me a meno di questo match, devo essere Sì, sincero. quello Era sì, Summer. però lui si sta dimostrando bravo, uno che si impegna, perlomeno s'allena. Sì, Ah, è su vero, quello aspetta, sì. il match con Miz era SummerSlam. Era SummerSlam, infatti, non È vero, WrestleMania, è per quello che sì. Il dicevo ad match agosto. a WrestleMania ha fatto il Con 2 Miz in era. coppia, avevano Sì, lottato, sì. ho sbagliato. Allora sì, prima di SummerSlam l'ho messo sotto contratto. Quindi dopo WrestleMania, sì. Sì, no, infatti mi sembrava che pochi mesi fa. Quindi comunque lui 2 incontri da quando è sotto contratto ce li ha. Sì. Ma poi comunque lui si vede che è un atleta, voglio dire, cioè non è uno che viene dalla scrivania ogni giorno e va a fare, capì? Quindi comunque dall'aspetto atletico è molto avvantaggiato. Dopo, secondo me, si vede tanta passione in lui. Lui non è lì solo per svernare l'assegno. Lui è lì anche perché c'ha la passione o comunque gli è venuta dopo che ha iniziato ad allenarsi e tutto. Ed è soltanto un punto in più per lui. E dopo sì, c'è stato tanto overbooking, ma c'era anche da aspettarselo, perché comunque se c'hai a disposizione Jake Paul, che è una star, viene da un match contro un signore come Anderson Silva, vinto, quindi è ancora caldo, lo devi far vedere, lo devi portare. Quindi per me c'è stato, ecco, magari avrei evitato i due amici di Logan Paul, ma non è che hanno fatto chissà cosa. Va bene anche così. Tanto vogliamo parlare di Logan Paul che nella Flying Elbow che ha fatto dal paletto ha salvato il telefono comunque. Sì. Cioè. Tra l'altro, quando nell'entrata era live su Instagram.
Sai che avevo il Ah, telefono? c'era. Era live su Instagram, sì, la stavo guardando. Comunque, vabbè. E devo dire che mi ha divertito nel match alla fin fine. Magari dopo che aveva a pensare che c'erano i titoli mondiali in palio, storci un po' il naso, perché, sai, è stata più una cosa d'attrattiva, no? Sì, Però alla potevi fine. fare un match esibizione senza Sì, impegnare i però alla titoli. fine bisogna anche pensare che stiamo parlando della WWE e quindi non stiamo parlando di una federazione normale di wrestling. Stai parlando di uno show in Arabia comunque. Anche, quindi comunque bisogna tenerle in considerazione queste cose, anche se magari può non piacere. Io dico che un Logan Paul gestito così, che ti fa i match comunque divertenti, fatti anche abbastanza bene, insomma, per le sue capacità, a me va benissimo vederlo quelle 2 o 3 volte all'anno. Però se Logan Paul è così, perché comunque si vede che è bravo, quindi potenzialmente io gradirei vederlo più spesso per vedere quanto incrementa, perché se diventa migliore è uno che è un buon livello però. Poi bisogna vedere comunque anche la sua, diciamo, i suoi impegni, perché comunque lui c'ha un'azienda, c'ha il podcast, poi chissà quante altre robe c'ha, quindi sai, è un po' difficile. Una cosa che volevo aggiungere, che probabilmente ho detto anche a Faber prima pre-live, mi è piaciuto il fatto che hanno protetto sia Logan, oddio, Logan forse poteva anche perdere Pulito, però appunto, dopo che c'è a disposizione Jake Paul, almeno proteggi Jake Paul, e gli l'hai protetto bene, perché se Jake Paul le prendeva, lo suo status cadeva, eh. Suo stato generale, quindi, perché comunque Jake Paul adesso stiamo parlando di una persona che è abbastanza importante nel Tra mondo l'altro Jake dell'intrattenimento. Paul che quando è entrato il pugno che ha tirato a Jey Uso si è sentito, ovviamente era, si è sentito l'altro, si vede che era il classico che aveva paura di fare male e si è visto che lo stava proprio accompagnando. Sì. Il problema è che se ti tira un pugno vero Jake Paul, ti fa male, perché Porca troia. comunque è un pugile lui, E lascia vabbè, lui è un perdere, pugile. però lui è un pugile, quindi comunque ti fa male. Allora. Qua, attenzione, mi stai cadendo su Mamma un mia, quanto mi dettaglio. manca Giovannone Vigi. Mi stai cadendo su un dettaglio perché Ho se mai la scoperto che fai, il dai. fratello, a parte che lui è di un paese a un'oretta da me, il fratello ha lo studio di tatuaggi a mezz'ora da me, no, 40 minuti da me, quindi. Vabbè. Sai dove andare a fare un tatuaggio, quindi. Esatto, sì, intanto ci parlo. E allora qua ti sbagli perché allora con Grayson Waller, perché Giovanni Vinci lui non era, non arrivava con i tatuaggi, o Austin Theory piuttosto, lui non arrivava con i tatuaggi ormai, per i selfie, però era fotogenico lo stesso. La parte quanto A manca quel proposito di giovane. Grayson Waller, pare che Triple H straveda per lui, dagli ultimi rumors. Ma anch'io stravedo per lui. Ora che inizio la World Magari Cup è dovrebbe vero, pe sì, la perdere World Cup. un po' di meno perché perde sempre. Sì, è vero. È conosciuto, Sottini, Ma conosciuto. lui appunto l'hanno fatto fare sto match perché erano in Arabia, se no non ce lo vedevi in sto match, secondo me. Io adesso sono curioso di vedere chi mandano contro Roman. È Io, vero. pff, Almeno è secondo me, Sheamus, mandano. dai. È Sheamus. Ah, beh, sì, è vero, sì. Però magari per un più Sì. uno mandano Strowman. Ma perché c'è da fare il più uno? Ah, scusami, è con Sì. Sheamus hai. E Survivor Series fai un match a squadre. Sì. E E dopo, sì. potenzialmente poi a Royal Rumble fai Sheamus contro Roman Perché comunque Sheamus è un nome importante, certo. Sì. Sei coperto fino alle Royal Rumble, tranquillo Ti con Sheamus. dico, potrebbe anche venire fuori un match interessante, perché comunque Sheamus è capace, Reigns vabbè, però Sheamus è capace, e quindi secondo me, allora, sarei Secondo me interessato. fino alle Royal Rumble siamo coperti se mettono Sheamus, perché Survivor Series fanno il 4 contro il 5 Io contro intanto mi 5. vado a giocare Sami Zayn vincitore della Royal Rumble. No. Sami Zayn, che ricordiamoci, allora io ve l'ho già detto, Sami Zayn vincerà il main event di WrestleMania e diventerà campione, però non sorprendetevi se poi Austin Theory va a incassare. Comunque in ogni caso Sami Zayn detronizzerà Roman Reigns. Allora, ti ho detto sempre che mi piacerebbe, però io credo che alla fine lo spostino con Kevin Owens e vincano i titoli di coppia. Darsi anche qui. Ma
E dopo vanno con Cody contro Roman Reigns. Però è altresì vero che è molto scontato sta cosa, quindi vediamo. E comunque è uscita fuori anche la voce che non era vero che Cody dovesse andare contro, perlomeno non era previsto in quel. Con Vince però. Sì, certo, convinto. Però alla Però fine ma cosa gli fai fare a magari non Cody? subito, però sì. Però cosa gli fai fare a Cody? Cioè. Avversari da dare ne ha, non è che È vero anche manchi. quello, sì. Però Convinto. sai, l'hanno talmente pushato che, cioè, ha vinto anche con un braccio in meno. Cioè. Beh, però quella è. Poi ho dato un'occhiata, ma veramente un'occhiata, ho visto, lo stavo guardando, ma andavo praticamente avanti a SmackDown e cose da dire, diciamo che tanto Gunther ha mantenuto il titolo intercontinentale contro Rey Mysterio. Il match comunque abbastanza bello, Match niente di che, abbastanza ma bello, sì. comunque Sì. un Esatto, buon miglioramento di una puntata settimanale, secondo presso una puntata settimanale potete recuperarlo, se no non è un must. Poi, come diceva Eddie prima, ho perso, ho detto come diceva Eddie prima e ho perso, dicevo prima. dicendo una cosa successa a SmackDown di un incontro che deve esserci. Ah, Uso contro New Day per i Esatto, titoli, però il Uso contro New Day. prossimo, Sì, venerdì prossimo, sì. venerdì prossimo, Uso secondo me per i titoli. Liv Morgan ha battuto Sonya Deville nell'incontro no disqualification, quello che era. E dopodiché cosa mi ricordo? Shane ha battuto Natalia. Shane ha battuto Natalya, esatto. E poi settimana prossima hanno annunciato Santos Escobar contro Shinsuke Nakamura, Esatto, ecco quello che stavo che per dire. sulla carta è molto interessante. LA Knight ha battuto Ricochet. Ah, è vero? Sì, tra E Bray virgolette, Wyatt ha no. fatto un promo nel backstage, dove praticamente se l'è presa con un inserviente che lo ha interrotto mentre parlava. Credo basta. Sì. Sì, Più o direi meno la di puntata cose era da questa. ricordare, quelle che stavo un po' pensando. Sulla parte femminile si sono fatto Liv, Sonia, E scena Natalia. Shayna contro Natalia, e direi basta perché non sono intervenute tutte Ero qua, Fabri, su Cage Match, no? È mai uscito l'evento della CMLL. Quale? Dia de Muertos. Dia de los Muertos, sì, è stato fatto ieri, venerdì Ok. notte. Venerdì notte, sì. L'hai visto? No, 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 quello lo vedrò poi. Avevo visto il Grand Prix, che poi però non so se ne parliamo domenica. Domenica, domani ormai. Non credo, però vediamo. E quello sì, è quello che c'è stato ieri notte. Diceva Quanto è Giallo, bello. comunque non è stato male neanche Liv contro Sonya. Ah, sì, è vero, è vero. Ma Ah, e stupito soprattutto la World positivamente. Cup, non so se l'avete detto. E c'era, sì, però vabbè, l'abbiamo detto prima, quando abbiamo messo Sì. la World Cup, ci sarà un torneo a Non 8. ho capito se è sulla SmackDown. E Io da quello che ho capito è solo SmackDown. soprattutto cosa vince chi vince. Cioè Vince in cosa. teoria una coppa, in teoria. In teoria. Coppa del Si mondo. diceva in giro su Twitter, quindi rumors da prendere ovviamente con le pinze, dicono che chi vince potrebbe avere l'opportunità Title shot. per il titolo degli Intercontinentali. Che tra l'altro la chiamano World Cup proprio quando devono cominciare i mondiali di calcio. Esatto, che poi World Ed Cup, io voglio dire, io non capisco perché Shinsuke Nakamura contro Santos Escobar non potrebbe essere il primo turno della World lo Cup. stavo per dire prima, esatto. Tecnicamente. Anche perché dopo chi Mi hai? Loro due, puoi mettere dentro Mansoor, che comunque è arabo. Poi, boh. Ah, vinci se vuoi. Aichner? Eh no, vuoi sì, vincere? Se ciao. vuoi metti anche Gunther, cioè stranieri ne hanno. Sì, Martel, come cavolo si chiama Sì, è adesso? quelli dei Brutes che Ah, sono è vero. britannici. Primus? Ricordiamoci che i canadesi, Sì. Zayn, Kevin Owens, eccetera, sono canadesi. È Kevin Owens, però sì, comunque sì. Hai Omos che è Sì, beh, no, però per dire. nigeriano. È Hai vero, Omos Omos che è in nigeriano. nigeriano. Ce li hai Mamma mia. Sì, da. Drew McIntyre. è vero, Ah, yeah. sì. Volendo neanche, sì. Anche i due del legato, almeno uno è messicano, l'altro è Uno statunitense. messicano, l'altro americano. Quindi anche i due dei. Vabbè, No, comunque se comunque. c'hai Santos, metti Santos, però sì. Sì, beh, certo, ci mancherebbe. Però comunque. Gente da mettere ne ha. E chat. Vediamo il.
il benestare per uscire, visto che è sabato sera, se volete uscire, potete farlo. Adesso avete la nostra approvazione. O anche per andare a dormire, O volendo. anche per andare a dormire, se volete andare a dormire, ci mancherebbe. E ricordatevi però, io ormai sono sempre più giù, non mi sto tirando su da cosa, ormai sono sempre più... Ricordatevi però che domani sera dovete venire a vedere Ugo De Lucia. È urgente, è il programma più bello della storia della Twitch, quindi della televisione anche, qualsiasi cosa sia. E Real Profeta è di chi? Grazie. Grazie a te, grazie a Luca e a tutti quelli che ci hanno seguito. Luca, grazie, grazie mille anche Grazie a a te. voi e grazie anche a chi ci ha seguito, che stasera erano anche abbastanza attivi. Intanto hanno pagato gli sceicchi, cosa ne frega, Sì, fregare di me. loro incassano e basta in Arabia Saudita. E quindi buonanotte a tutti, grazie per averci seguito e ci vediamo domani sera con Ugo De Lucio. Notte.